Michelle Hunziker commossa parla di Aurora mamma, pensavo che fosse una guerriera così. La puntata di Verissimo di domenica 9 aprile si apre con un'artista che è già stata ospite diverse volte nello studio di Silvia Toffanin. Ovvero Michelle Hunziker. La showgirl, stavolta, arriva in una nuova veste, quella di nonna. E infatti parla dell'emozione vissuta dopo la nascita di Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Lo aveva scritto anche sui social che diventare nonna è stato un momento indimenticabile. In cui ha provato emozioni talmente forti da non riuscire a contenerle. Ma Michelle Hunziker a Silvia Toffanin apre il suo cuore parlando di quanto sua figlia Aurora le abbia dimostrato di avere una forza e un carattere incredibile. Capace di affrontare anche i momenti più difficili, ma soprattutto di destreggiarsi in un'avventura completamente nuova come la maternità. Non avrei pensato, mai mai, che fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente. Ed è super brava. È proprio diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè ed è stato pazzesco. Ma non è la sola ad essere emozionata, infatti anche Eros Ramazzotti non ha nascosto la felicità dell'essere diventato nonno, ormai ci chiamiamo nonno e nonna. Fa ridere questa cosa, comunque anche lui è super emozionato. Il piccolo Cesare Augusto, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. È nato lo scorso 30 marzo nella clinica svizzera Sant'Anna di Sorengo, dove ha avuto la possibilità di avere al suo fianco il neopapà e ovviamente anche sua mamma Michelle. La neomamma è tornata a casa, dopo 4 giorni dal parto, e ha subito assaporato ogni attimo di questa vita nuova. L'influencer ha spiegato, infatti, che il ritorno sui social sarà ovviamente graduale perché dovrà abituarsi a tutti i cambiamenti che comporta il fatto di essere diventata madre, tornerò appena avrò capito cos'è successo, dice scherzando ai suoi followers. Că baie ploaie vând nici un curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.